Buonasera, buonasera cari risparmiatrici e gentili telespettatori. Naturalmente anche buon Natale questa sera, no? Buon Natale a tutti. Particolare, non vi abbiamo voluto far mancare soldi neanche alle feste comandate, questa è la più comandata di tutte, visto che è il Santo Natale, e ci fermeremo però almeno per Capodanno, già ve lo anticipiamo. È stata un'altra settimana all'insegna della volatilità per i mercati, no? Questa penultima dell'anno, perché poi ci saranno gli ultimi quattro giorni, le ultime quattro riunioni, se si eccetto a Santo Stefano, da martedì a venerdì della prossima settimana, che sarà appunto l'ultima settimana dell'anno. I mercati per il momento stanno deludendo in qualche modo le attese di chi aveva scommesso sul solito rialzo di fine anno, e Natale senza rally appunto è il nostro primo titolo. Sui listini purtroppo non ha avuto gli effetti sperati neanche il maxi prestito della Banca Centrale Europea agli istituti di credito, deciso per arginare la stretta creditizia e il rallentamento economico, nonostante il successo dell'operazione. Un 2011 quindi da dimenticare, veramente da dimenticare, poi lo vedremo nel dettaglio con i nostri cartelli per le borse, che molto probabilmente continueranno a essere protagoniste di nervosi saliscendi anche nei primi mesi del nuovo anno, speriamo più sali che scendi. E intanto la situazione continua ad essere tesa anche sul fronte degli spread, protagonisti in settimana di forti oscillazioni. Secondo i più ottimisti, l'operazione della Banca Centrale Europea sosterrà soprattutto l'acquisto di titoli di Stato europei, mentre gli scettici temono che la liquidità iniettata non sarà sufficiente. E intanto il primo banco di prova importante riguarderà proprio l'Italia ed è in programma tra il 28 e il 29, quando il Tesoro italiano collocherà bond con scadenze diverse fino al 2022. E dato che la fine dell'anno è per definizione un periodo di bilanci, chiederemo agli esperti in studio con noi questa sera, la sera di Natale, quali sono le decisioni relative agli investimenti che bisognerebbe prendere per vivere un 2012 almeno un po' più sereno di quanto è stato invece questo 2011 che si sta chiudendo, almeno dal punto di vista finanziario naturalmente, alla luce anche della manovra che è stata approvata definitivamente giovedì scorso e che condizionerà per il prossimo anno i consumi ma anche i risparmi di tutti gli italiani. Tutto questo, ma come sempre di molto altro ancora, ci occuperemo insieme appunto ai nostri ospiti che sono venuti a trovare la sera di Natale in studio, e che sono? Iniziamo con una new entry, ovvero Luigi Dompé, portfolio manager azionario di Prima SGR, società di gestione del risparmio, che ha insieme ad Anima SGR 1 milione di clienti e opera con 150 partner commerciali. Buonasera, buon Natale e benvenuto. Buonasera. Ospite per la prima volta a soldi, Dompé. Invece bentornato al professor Stefano Caselli, ordinario di economia degli intermediari finanziari presso l'Università Bocconi di Milano. Buonasera professore. Buonasera, buonasera. Bentornato anche a Sergio Sorgi, vicepresidente di Progetica, società specializzata nell'educazione e nella pianificazione finanziaria. Buonasera. E bentornata ad Angela Maria Scullica, direttore di Banca Finanza e del giornale delle assicurazioni mensili dedicati rispettivamente al settore bancario e a quello assicurativo. E queste sono le copertine dei numeri di dicembre in edicola. Buonasera. E ancora un bentornato a Paolo Zucca, vice caporedattore di Plus 24, il settimanale di finanza e di risparmio del Sole 24 Ore, in edicola ogni sabato. Buonasera, buone feste anche. Plus 24 che fra qualche settimana compirà esattamente 10 anni, giusto Paolo? Fra qualche mese. Buonasera Pier Emilio Gadda, giornalista finanziario, collaboratore del Mondo e di Milano Finanza. Buonasera a tutti. Allora, andiamo a vedere, come anticipavamo nei nostri titoli, questo 2011, sì. Per noi sarà l'ultima volta, poi dicevamo ci saranno ancora quattro sedute, però diamo per l'ultima volta in questo 2011 e cerchiamo di cancellare, visti tanti segni meno, esatto, l'andamento della settimana, che tutto sommato questa settimana insomma è stata positiva. Non ci lamentiamo, non c'è stato rally, ma è finalmente tornato positivo il bilancio di Piazza Affari di questa settimana, con il FTSE MIB e il FTSE Italia All Sharing che guadagnano entrambi il 3,5% circa. Bene anche il FTSE Italia Mid Cap e il FTSE Star, in rialzo rispettivamente del 2,29% e dell'1,22%. Invece continua ad essere decisamente negativo l'andamento dall'inizio dell'anno, con il FTSE MIB e il FTSE Italia All Share che perdono rispettivamente il 25,28% e il 24,5%, il FTSE Italia Mid Cap in ribasso del 26% circa e il FTSE Star che scende del 19,5%.
Ed è positivo questa settimana anche il bilancio delle principali borse internazionali, a cominciare da New York, che registra rialzi compresi tra l'1,35% del Nasdaq e il 2,86% dell'S&P 500. Bene anche Londra e Francoforte, che guadagnano rispettivamente poco meno del 2% e del 3%, e Parigi, che sale del 4,21%. Chiude invece appena sotto la parità Tokyo. Anche in questo caso si conferma negativo l'andamento dall'inizio dell'anno, con ribassi compresi tra il 18,5% di Parigi e l'1,5% del Nasdaq. Fanno tuttavia eccezione l'S&P 500 e il Dow Jones, che guadagnano rispettivamente lo 0,35% e il 5,78%. Infine faccio anche quelle dei paesi emergenti. Vediamo anche i BRIC. Vediamo subito anche i BRIC, che hanno avuto anche loro un esito positivo questa settimana, a cominciare da San Paolo, che guadagna poco più del 2,5%. Chiudono su valori positivi anche Mosca e San Paolo, in rialzo rispettivamente dello 0,92% e dell'1,60%, mentre resta negativa Shanghai, che perde poco meno dell'1%. E infine ancora una volta negativo il bilancio dall'inizio dell'anno, con ribassi compresi tra il 23,26% di Mumbai e il 16,91% di San Paolo. L'indice generale è negativo al 20,13%. Stavo dicendo prima che se non ci saranno, come dire, cose clamorose, probabilmente con un andamento positivo della settimana, dell'ultima settimana dell'anno, le uniche borse a chiudere con un segno più davanti saranno New York, con i tre indici principali, e se le cose dovessero andare particolarmente bene, con un rialzo del 6,5% nelle ultime quattro ore dell'anno, Londra. Per il resto saranno segni meno diffuse. Allora, come abbiamo detto in apertura, questa settimana la Banca Centrale Europea ha indetto un'asta di liquidità a tre anni per arginare la stretta creditizia che sta colpendo le banche da qualche mese. Ecco, Dompè, come hanno reagito i mercati a questa operazione e quali potrebbero essere, per prima SGR, gli effetti sulle quotazioni a Piazza Affari degli istituti di credito italiani? Come reagiranno i titoli delle banche italiane? Come è stato detto all'inizio, l'operazione è stata un successo. Le banche europee hanno chiesto alla BCE circa 490 miliardi di euro. Ricordiamo che ce ne sarà un'altra di finestra di liquidità della BCE a tre anni a febbraio del 2012, dove ragionevolmente verrà chiesto un importo quasi equivalente. Questo copre le necessità di finanziamento del settore bancario europeo quasi integralmente, di fatto riducendo i rischi di rifinanziamento bancario, perché in un contesto dove sono gli stessi stati sovrani a fare fatica a rifinanziarsi, immaginiamo cosa sarebbe stato il 2012 per le banche quando andavano in scadenza i bond a breve termine e le obbligazioni bancarie. Sicuramente l'aspetto è certamente positivo, sia perché evita il rischio di credit crunch e quindi c'è un beneficio generale all'economia nel suo complesso. Ebbene, a livello di titoli finanziari è positivo soprattutto per l'obbligazione bancaria a breve termine, perché di fatto le banche hanno la provvista necessaria per andare a rimborsare integralmente i bond in scadenza. Per quanto riguarda l'andamento per i titoli azionari, sicuramente un aspetto positivo. Di fatto noi riteniamo che è bilanciato dal fatto che il settore finanziario sarà interessato anche nel corso del 2012 da diverse ricapitalizzazioni, e pertanto per quanto riguarda i titoli azionari non è detto che questa finestra di liquidità abbia un impatto effettivamente positivo. Quindi da un lato, come dire, sono stati... è più positivo per l'obbligazione che per i titoli azionari. Ecco. Sono stati rifinanziati, dall'altro però ci saranno gli aumenti di capitale che sono stati in qualche modo già deliberati dai principali istituti di credito del nostro paese. Allora, l'investimento nei titoli sovrani dei paesi periferici dell'area euro, che l'iniezione di liquidità da parte della BCE dovrebbe appunto favorire, potrebbe essere frenato dalla severità con la quale la European Banking Authority valuta i bond di questi paesi all'interno dei bilanci delle banche. Professor Caselli, ma l'EBA potrebbe cambiare i requisiti patrimoniali che in alcuni casi, come in quello delle banche italiane, sembrano essere troppo penalizzanti? Ma sicuramente la manovra che l'EBA ha sviluppato nel corso dell'autunno è stata particolarmente forte, aggressiva e, possiamo utilizzare anche qui una parola forte, tendenzialmente iniqua, perché ha colpito le banche dei paesi europei in modo molto diverso. Allora, da un lato la EBA ha dato un segnale chiedendo alle banche di capitalizzarsi ulteriormente e quindi ha alzato l'asticella sui requisiti di capitale, il che da un punto di vista teorico e di laboratorio può essere indubbiamente corretto,
Se andiamo a vedere l'impatto segnaletico e di sostanza che questa manovra ha effettuato, ha generato sicuramente delle conseguenze negative, perché ha avviato le banche non tanto verso una solidità maggiore, ma ha avviato le banche verso un eventuale percorso di credit crunch, e questo onestamente non è sostenibile. Dall'altro lato, la scelta dell'EBA è stata quella di proporre e poi successivamente imporre una svalutazione dei titoli di Stato, che è risultata assolutamente una sorpresa, e questo ha penalizzato banche come quelle italiane, che da sempre hanno fatto il loro dovere nel sostenere i titoli del debito pubblico italiano. Questa manovra mette indubbiamente in difficoltà le banche italiane, e soprattutto è una manovra che non va nella direzione di accrescere la solidità del sistema bancario, ma piuttosto lo mette in difficoltà. Su questo, devo dire, i vari attori in gioco, ovvero sia la Banca d'Italia e soprattutto l'ABI, dovranno indubbiamente alzare la voce e proporre, aprire un tavolo, una negoziazione che riporti il sistema più in equilibrio, altrimenti questa partita rischia di essere particolarmente pericolosa. Vediamo se l'ABI e le banche italiane avranno la voce abbastanza forte. Intanto, come dire, come nota di cronaca, lo vedete scorrere nella parte inferiore dei vostri teleschermi, questa settimana è stata una settimana positiva per le banche quotate, almeno per quelle quotate sul FTSE MIB, a parte MPS e Unicredit, che hanno perso poco meno del 2%, le altre invece hanno messo a segno rialzi significativi. I più pessimisti temono peraltro che la liquidità iniettata nei giorni scorsi dalla BCE venga in qualche modo utilizzata dalle banche in gran parte per ricomprarsi le proprie emissioni, che ormai non hanno più mercato, sembrano averne poco, diciamo così, invece che per acquistare titoli di Stato dei paesi periferici dell'area euro, o meglio ancora per finanziare le aziende. Scullica, quali potrebbero essere le conseguenze se questa ipotesi si realizzasse, cioè se, come dire, la liquidità venisse utilizzata soprattutto per ricomprarsi le proprie emissioni obbligazionarie? Beh, un'ipotesi di questo genere provocherebbe un rallentamento nella ripresa dell'economia. È un'ipotesi che comunque è proprio molto pessimista, nel senso che si scontra anche con la manovra che è stata messa in atto un po' dal governo per favorire invece una ripresa economica delle imprese e anche una ripresa del finanziamento delle banche alle imprese. E, comunque sicuramente per il momento c'è molta incertezza su come le banche potranno utilizzare questo denaro, e questo blocca un po' tutte le considerazioni nei confronti delle banche, dei finanziamenti, e soprattutto nei confronti di una possibile ripresa dell'economia. Anche perché sono sempre più numerosi i prodotti offerti dalle banche che hanno bisogno appunto di raccogliere capitali per migliorare il proprio stato patrimoniale. Ma Paolo Zucca, quanto sono convenienti effettivamente questi prodotti? Allora, è chiaro che in questo momento perché sono convenienti? Allora, in questo momento si può dire che possono essere convenienti anche per il risparmiatore. Evidentemente c'è un effetto di spiazzamento dovuto a questi alti rendimenti dei titoli di Stato. Ed è evidente che per poter piazzare della carta bancaria, per piazzare delle obbligazioni, bisogna in qualche modo inseguire questi rendimenti. Compito particolarmente difficile. Diciamo che in questo momento il risparmiatore dovrebbe avere il coltello dalla parte del manico, succede poche volte nella vita. In questo caso c'è una grande necessità di denaro da parte delle banche, c'è una rincorsa a dei rendimenti, ci sono le condizioni per portare a casa qualche cosa in più. Cosa si intende qualche cosa in più? Qualche cosa che dia un rendimento reale. In questo momento i titoli di Stato... È un rendimento depurato dall'inflazione. In questo momento i titoli di Stato italiano, parlo in questo momento in particolare di quelli lunghi, permettono di avere un rendimento reale, e quindi in qualche modo possiamo dire, i giornalisti non dovrebbero mai dare consigli, in qualche modo sono consigliabili. Ovviamente da quanti se ne hanno già in portafoglio, misurare il rischio, valutare se si possono portare a scadenza, e se invece se devono vendere prima qualche rischio in più c'è. Ecco, nonostante la manovra della Banca Centrale Europea di questa settimana, che aveva anche l'obiettivo di sostenere i titoli governativi degli stati periferici dell'Europa,
i Bund, cioè i titoli di Stato tedesco, continuano in qualche modo a essere considerati al momento l'unico vero porto sicuro. Gadda, ma quali sono le alternative che invece meriterebbero di essere in qualche modo prese in considerazione fra i diversi titoli di Stato? Sono veramente solo e soltanto i Bund tedeschi o, come dire, per chi vuole stare proprio al sicuro c'è qualcos'altro? Ma c'è sicuramente qualche altra possibilità. L'investitore che voglia comprare una sorta di assicurazione contro un rischio estremo, che è quello di disgregazione dell'euro, ad esempio, potrebbe comprare titoli governativi americani o del Regno Unito, intendiamoci. Si tratta di un'ipotesi che è ritenuta assai improbabile dalla maggior parte degli economisti, i quali però in realtà non la liquidano più come una teoria assurda, come magari poteva accadere fino a pochi mesi fa. Non dimentichiamo che in un momento di particolare tensione della crisi europea, nella seconda parte di novembre, abbiamo visto anche i rendimenti del decennale tedesco salire in modo marcato dall'1,7%, parlo del decennale, fino al 2,3%. In quel momento i titoli inglesi e americani si sono dimostrati più stabili. Del resto, se anche andiamo a vedere i credit default swap, che ricordiamo sono i contratti derivati che esprimono in qualche modo il costo di assicurazione contro il rischio di fallimento dell'emittente, ci sono delle differenze molto significative tra questi tre paesi, perché parliamo del CDS a 5 anni, per esempio, sul debito tedesco vale qualcosa come 102 punti base, il contratto analogo sul debito inglese ne vale 98 e per quanto riguarda invece gli Stati Uniti siamo a 52-53, quindi la metà. Bisogna anche ricordare che in questo momento tutte le attenzioni sono focalizzate sull'Europa. Se andiamo a vedere bene i conti, gli Stati Uniti sono messi peggio rispetto all'Eurozona nel suo complesso, sia dal punto di vista del debito pubblico che per quanto riguarda il deficit fiscale. Qualche analista inizia a chiedersi cosa potrebbe accadere se ad un certo punto, risolta la crisi del debito, l'attenzione si spostasse oltreoceano. C'è il rischio che una pressione sui rendimenti americani e anche sulle valute si possa effettivamente esercitare, quindi va bene diversificare assolutamente, ma nella consapevolezza che quando si compra America o quando si compra Regno Unito ci si sta comunque esponendo al rischio valutario, questo deve essere assolutamente preso in considerazione. Quindi da un lato, se, come dire, si può guadagnare di più per quanto riguarda, o meglio, più che guadagnare di più, si può essere più tranquilli per quanto riguarda i propri investimenti, perché invece si guadagna di meno visti i rendimenti. Dall'altro però bisogna, come dire, anche prendere in considerazione il fatto che non si può proprio anche non guadagnare o addirittura perderci, certo, rispetto al rischio di cambio. Perché se per caso la crisi del debito dovesse trovare una soluzione nei prossimi mesi, è ipotizzabile che l'euro a questo punto si rafforzerebbe rispetto sia al dollaro americano che, perché no, rispetto alla sterlina. Ecco, in questo momento abbiamo sentito da Pier Emilio Gadda come i titoli di Stato tedeschi, inglesi e americani, quindi i Bund, i Gilt, così si chiama l'attività di Stato inglese, o i bond americani, siano i soli a godere ancora della piena fiducia degli investitori. Abbiamo visto anche le quotazioni appunto dei CDS che testimoniano il livello, come dire, di sicurezza in qualche modo. Paolo Zucca, ma comprare invece bond governativi italiani, cioè comprare i nostri BOT, i nostri BTP, i nostri CCT, in questo momento rappresenta più un rischio o un'opportunità a tuo avviso? Dicevo, un'opportunità in questo momento. Non vorrei peccare di ottimismo, però in questo momento, soprattutto se si ha fiducia in un percorso virtuoso delle nostre finanze pubbliche, anche la tenuta del governo, ci sono dei margini in questo momento per avere dei rendimenti reali, come dicevo, cioè depurati dall'inflazione. Ci sono possibilità anche di recuperare, diciamo, dei gain, quindi delle quotazioni migliori in corso di vita del titolo, se ci sarà questo percorso virtuoso. Quindi le condizioni sono favorevoli, però non vorrei essere in questo momento scambiato per un sostenitore, diciamo, del titolo nazionale, diciamo, per principio. Non è un problema
di BTP Day, che pure può essere un'esperienza. In questo momento bisogna fare una valutazione molto seria di quanti titoli di Stato si hanno nel proprio portafoglio, quali sono le scadenze, tenere presente anche di un rischio Italia che ci viene sempre ricordato, che dovremmo ricordarci anche noi. Indubbiamente ci sono delle condizioni straordinarie, lo diciamo nel bene e nel male, che permettono di affrontare questi titoli di Stato, diciamo, cogliendone anche la parte di opportunità. Vogliamo essere un po' positivi questa sera di Natale, quindi in questo momento, a mio giudizio, ci sono delle buone opportunità. Assolutamente, concordiamo sulla positività di Paolo Zucchi. E nel frattempo, per rimanere sempre in territorio italiano, giovedì scorso la manovra Salva Italia ha ottenuto il via libera definitivo dal Parlamento. Professor Caselli, lei che voto dà all'operato del governo sino ad ora? Il governo si è mosso in tempi straordinariamente rapidi e devo dire con grande saggezza e con grande equilibrio. Si è discusso in questi giorni di tante cose, ma si è discusso soprattutto di quello che avverrà, e mentre si è dedicata meno attenzione al contenuto della manovra. A mio giudizio ci sono in questa manovra due passaggi essenziali. Un primo passaggio invocato da anni e finalmente avvenuto, ovvero si è agito finalmente sul costo del lavoro in maniera significativa, rendendo l'IRAP sul costo del lavoro deducibile ai fini IRES, quindi manovra che l'Italia aspettava da 15 anni, da quando è stata creata l'IRAP, e si sono dati incentivi veri all'assunzione di under 35 di donne. Quindi questi sono passaggi essenziali che riducono il costo del lavoro sulle aziende. Dall'altro lato è stata introdotta una patrimoniale sensata, ovvero sì, è stata introdotta un'imposta che era stata abolita senza motivo, in quanto esiste in qualsiasi paese del mondo, che è l'ICI, è stata introdotta, devo dire, in modo assolutamente equilibrato. Quindi su questi due primi pilastri, devo dire, è stata costruita una manovra che probabilmente non dovrebbe andare a gravare in modo eccessivo sui consumi. È un primo passaggio, adesso vedremo nei prossimi mesi se il governo affronterà alcuni nodi strutturali che negli ultimi 30 anni non sono stati affrontati, quindi vedremo se... Le liberalizzazioni, tanto per dire, la liberalizzazione delle professioni, tanto per dire... Sì, sicuramente quello, meno attenzione a mio giudizio al tema del mercato del lavoro. Sul mercato del lavoro è già stato il problema, è come assumere oggi le persone, non tanto come licenziarle, quindi indubbiamente l'attenzione va spostata su questo aspetto e poi provare a liberalizzare qualche cosa, non tutto, qualcosa. Ecco, la manovra Salva Italia avrà un forte impatto, ma forse bisognerebbe dire più che anche, soprattutto, sulle pensioni, no? Che è un altro tema importante di questa manovra. Sorgi, erano davvero necessarie le modifiche al sistema introdotte dal governo, dalla Fornero, e che cosa cambierà per i lavoratori italiani? Dunque, che fossero necessarie delle modifiche è sicuro, poi valutare la direzione è più difficile, anche perché le politiche sociali sono rimaste una delle poche aree di autonomia degli Stati-Nazione, quindi le decisioni sono decisioni nazionali. Detto questo, che cosa succederà? Prevalentemente sono due i temi. Il primo è il passaggio definitivo al cambiamento. La riforma di quest'anno stabilisce che al massimo ogni due anni l'età della pensione di vecchiaia, l'età della pensione anticipata si modificheranno con il modificarsi delle attese di vita. Questo significa che non sappiamo quando andremo in pensione e dobbiamo imparare a considerare e a seguire nel corso del tempo tutto questo. Dopodiché, che un quarantenne che ha cominciato a lavorare a 24 anni vada in pensione dopo 70 anni non è facile da dire, però insomma cominciamo anche a fare i conti con la realtà, perché questo è ciò che accadrà. La seconda cosa importante è che questo è un pezzettino di quello che c'è da fare e dobbiamo aspettare la fase 2, cioè capire correttamente, oltre che andare in pensione a 70 anni, a 68 o a 66, quali saranno le possibilità per i ragazzi cominciare a lavorare, quali saranno le possibilità per le donne, che significa anche consentire a una madre di poter lavorare. Voglio dire, questo è un primo passo di politiche sociali, ma che si capisce solamente valutando e attuando altre strategie. E di tutto questo e di molto altro ancora torneremo a parlare tra pochissimo, prima però qualche istante di pubblicità, rimanete con noi.